Con Anna e Teo e di Follia 1 TV. La ricetta di stasera è una ricetta un po' rivisitata. Di due ricette ne faccio una. Allora, facciamo uno strafotto che è un po' un piatto tipico delle feste, veniva fatto anche a Varte. Diciamo che è un po' un piatto anche un po' che veniva fatto nelle feste di carnevale, questo stufatino. Allora, sono andata a prendere un pezzo di carne al supermercato qua vicino e io volevo prendere il cappello del prete perché qua in mezzo ha una leggera venatura un po' appiccico, nel senso trasparente, e quindi poi resta la carne, insomma era la posizione migliore, però non c'era il cappello del prete, ho preso il cappello del vescovo, no, ho preso un'altra parte che mi ha garantito il macellaio del pugile, che andava bene lo stesso. Allora, prendo questo pezzo di carne, faccio qualche taglietto, lo vado a incidere e in questi taglietti vado a mettere uno spicchio d'aglio. Vi devo dire che questo piatto, il tempo, diciamo che ci vogliono due tempi. Allora, la sera precedente che decidete per il giorno successivo di mangiarvi questo strafotto, dovete prendervi la vostra carne, in 5 minuti cosa fate? Dovete fare dei piccoli tagli e metterci dei pezzettini di aglio dentro, quindi agliarla. Adesso qui ci vuole proprio 10 minuti, e neanche. Poi il tempo lo fa il frigo, perché poi va messa nel frigo. E non ho detto gli ingredienti tutti in una volta. Va bene, li diciamo adesso. Siamo un po' di premura di sera. Allora ci vuole sedano, carota, cipolla, spicchi d'aglio, chiodi di garofano, un pezzettino di cannella e il pepe. Vi dico una cosa, l'altra volta ho usato grani di pepe intero, poi mi è arrivato in bocca un grano di pepe e sono rimasta un po' lì. Allora ho deciso questa volta di dargliene una macinatina. Poi due foglie d'alloro e due chetti di rosmarino. Il mio aglio lo vado a mettere dentro ai tagli che ho fatto precedentemente nella carne col coltello. Quindi non so, ho fatto uno o due spicchi d'aglio. Poi vi ricordate che quando poi lo mangiate non dovete togliere. E questa è fatta. Poi prendiamo le carote, sbucciamo due carotine, le laviamo e non le andiamo però a fare sottili, ma andiamo a metterle dentro nella nostra vaso di vetro a piccoli pezzi. Adesso mi vado a pelare il tutto e poi lo vado a lavare. Aspetta che io che spengo il fuoco perché sennò si sente l'acqua che bolle della pentola. Fatto due carotine, adesso vado a lavare, poi la canna di sedano e la cipolla. Mi raccomando, non dovete tritarli fino a niente, vanno messi dentro a pezzi anche consistenti. Adesso guardo che togliono un po' i filamenti che c'erano. Sedano. E voilà, quindi proprio un attimo, perché questa carne andrà messa a bagno in questo contenitore di vetro con 4 chiodi di garofano. Allora, ci sono 2 foglie d'alloro, 5, non mettete tanti chiodi di garofano perché poi il chiodo di garofano è abbastanza potente,
e quindi io gli ho messo 5 chiodi di garofano, un pezzettino di cannella, e poi farò una macinatina di pepe, perché questa volta non voglio più che mi succeda che in bocca mi ci vada un grano di pepe tutto intero. Ed ecco fatto. Adesso vado a tagliamo la cipolla, e la possiamo già mettere a pezzi un po' più grandi lì dentro. Ecco fatto, la tagliamo in quattro. Adesso vado a lavare sotto nell'acqua corrente queste erbe qua, vero? Quindi guardiamo qua, contenitore di vetro, una cipolla tagliata in quattro, due foglie di alloro, due ramettini di rosmarino, un pezzettino di cannella, quattro chiodi di garofano. Taglio la mia carota a pezzetti. Non è importante adesso frullarlo, perché andrebbe, è indifferente, perché poi domani fra 24 ore, da 12 a 24 ore, perché la mia carne resterà marinata per questo tempo dentro che cosa? Dentro, vedete, metto questa carne, adesso apro il mio vino, che non mi sono sbagliato, ho preso un Barbera, qualcuno prende anche il Barolo, ma la mia amica prima ha detto che il Barolo risulta un po' forte, allora ho preso un Barbera, ho letto che non fosse frizzante ma fosse un Barbera fermo, e vado ad aprirmi la mia bottiglia di vino e vado a coprire il tutto. Poi non sono tanto tutto brava, non posso neanche chiederti aiuto perché tu stai filmando. Ecco qua. Allora vuoto il mio vino rosso nella carne che vado a marinare per tutta la notte. L'importante adesso è mettere o su un piatto oppure una carta trasparente d'omofa e ermetica, e questa cosa qua, questa carne con i profumi dentro il vino, lo vado a mettere nel frigo. Quindi questa operazione cos'è durata? 5 minuti neanche. L'importante è lasciarlo in frigo dalle 12 ore, anche potete fare anche 24. Io vi dico la verità, lo metto in frigo adesso che sono le 8 e domani pomeriggio più o meno a quest'ora, quindi ce le lascio 24 ore, anche perché dobbiamo andare a lavorare, quindi dobbiamo prendere i nostri tempi morti per registrare. Domani pomeriggio quindi toglierò la carne dal mio vino dove è marinata e cominceremo a metterlo nel padellino con un soffritto di aglio, sedano e carota. Userò questi perché sono rimasti qua dentro, e verrà usato anche il vino per la cottura dove io ho tenuto marinare la carne. Ecco, il tempo lungo sarà domani, perché domani questa carne dovrà cuocere da belletta dalle 3 alle 4 ore. Quindi la preparazione è brevissima, perché avete visto 10 minuti. Il tempo lungo è il tempo di cottura. Quindi dovete guardare voi da stasera, magari nel pomeriggio di domani, fate il conto di 4 ore che poi la potete tranquillamente quindi degustare. Quindi pronti via, mettiamo la pellicola, la mettiamo nel frigo e ci vediamo fra 12 minuti. Amici Cucina con Ana e Teo e amici di Pavia YouTube, sono passate circa 24 ore e tiriamo fuori dal nostro frigo la nostra carne che avevamo messo a marinare. Cosa facciamo adesso? Allora adesso, hai visto che ho un cappellino nuovo? Questo regalo di Natale, perché devo ringraziare Chiara, mia nuora, mio figlio Luca, che mi hanno regalato questo attrezzo prestigiosissimo, e qui ce l'avevo un po' scassatiello, era ancora di mia mamma,
E adesso guarda, faccio dei soffritti che sono uno spettacolo. Allora tagliamo un po' di sedano, carota, che ho precedentemente praticamente sbucciato e lavato. Metto la cipolla. Aspettate, adesso cuocio la cipolla. Metto anche un po' di pancetta. Nel frattempo, nel fornello, ho messo il mio padellino che guarda, di cotto, famoso padellino delle lumache dove e dei miei sughi di carne che mi vengono buonissimi e del mio brasato. Quindi questo padellino che faccio vedere adesso Teo, che ho comprato tanti anni fa a Milano alla fiera dell'artigianato, quindi da un produttore della Toscana, ho comprato questo padellino ed è, guarda, un padellino che veramente quando tu cucini lì dentro i sapori diventano guarda, migliori. Quindi adesso nel padellino ho messo un po' di olio e una noce di burro. Adesso vado a frullare, tu dirai come fai a frullare un gelatino? Cioè un mini pimer, questo è un attrezzo prestigiosissimo. Adesso vado a frullare tutto, vedi il mio padellino, famoso padellino dell'annuccia, della perocchietta di cotto, ho messo l'olio e ho messo il burro. Adesso vado a prendere il mio mini pimer, guarda che attrezzo, guarda, prova, ma non credere, io se non me l'avessero regalato non l'avrei mai comprato. Sarei andata via di mezzaluna proprio con una volta. Ti ricordi che andavo via di mezzaluna? E c'è adesso, guarda. E voilà. Non stiamo proprio a frullarlo tantissimo, perché a me piace anche una cosa di guarda, vedi Teo, direi così. Allora adesso questo mio frullatino di carota, sedano, cipolla e soprattutto pancetta lo vado a mettere nel mio padellino di cotto e vado a fare un po' di soffritto e voilà. Adesso ci vorrà un po' perché nel padellino di cotto devi sapere, guarda Teo, perché ci mettiamo tanto di cotto più tempo, perché sotto alla piastra non va direttamente sul fuoco, bisogna mettere una piastra di ghisa dove il calore si allarga, si rende omogeneo ed è molto delicato, perché io sono nel fornello basso dove faccio il caffè Teo, piccolino, e poi quando comincerà a soffriggere lo metto a minimo, perché questo cotto poi resta caldo con una temperatura giusta perché cuoce lentamente e ci vorranno la bellezza di 4-5 ore di cottura. Quindi adesso lasciamo un attimo che il mio soffritto cominci a soffriggere e intanto andiamo a vedere la nostra carne. Aspetta che mettiamo via questi avanzini qua. Allora, nella nostra carne adesso prendo la carne che avevamo messo a marinare, vi avevo detto, con il vino Barbera, guarda che ce l'ho qua, tanto per farvelo vedere. Avevo messo chiodi di garofano, non tantissimi. Avevo macinato il pepe ieri sera per non trovare i grani, foglie di lauro, rosmarino, un pezzettino di cannella. Queste erano state le spezie che io avevo messo a bagno il mio brasato. E poi più che brasato diventa uno stracotto, perché io metto le verdure. Diciamo che è un po' una cosa rivisitata. Vedete? Adesso il battuto comincia a soffriggere. Adesso spero che alzo un po', che frigga un pochettino più velocemente, perché prendo la carne e la devo rosolare un po' da tutti i lati. L'altra volta, devo dirti la verità, che io ho fatto così, ho preso un altro padellino per fare un buon lavoro. Ho preso questo qui che è il padellino di mamma e ho messo un goccino d'olio e farò ancora così, guarda, anche se a volte dispiace sporcare due padellini, ma quando il lavoro viene ben fatto è meglio fare così. Adesso accendo, quando l'olio comincia a friggere
vado a metterci questa carne, perché la devo rosolare un po' forte da tutti i lati, affinché faccio questa crosticina che va a contenere questo succo della carne, che resta quindi poi morbido e saporito. Quindi tanto che il mio soffritto qui va avanti e soffrigge e lo lascio lì, vado a scaldare in questo padellino che è veloce perché lo metto subito sul fuoco e vado ad abbrustolirmi, a girare un po' la mia carne, ma proprio 5 minuti da lato, 5 minuti di qui, 5 minuti di là, e poi andiamo a mettere nel padellino del soffritto. Adesso aspettiamo un secondo e voilà, lasciamo giù tutte le nostre profumazioni e andiamo a metterlo nel mio padellino. Aiuto. Adesso un po' abbassato e facciamo in modo che venga fatta una crosticina attorno alla mia carne, proprio per andare quindi a tenere i miei sughi, i miei sapori della carne. Allora, abbiamo abbrustolito la carne sopra, sotto, anche dalla parte dei lati e nella punta dove è stata tagliata. Adesso non è che l'ho fatta bruciare così scura, la carne risulta così scura perché è messa bene nel vino. Adesso adagio la mia carne nel padellino e cosa faccio? Prendo questo vino di dove è stato marinato e lo vado a mettere nella mia carne, praticamente va a quasi a coprirla tutta. Ma il lavoro non è ancora finito. Allora prendo la carota, il sedano e la cipolla che sono lì dentro, glieli metto dentro la mia carne e poi vado a frullare ancora successivamente, dopo, quando vado a fare un po' di sughettino. Quindi un po' l'avevo frullato, questo lo lascio così, metto le mie foglie di lauro, vado a mettere il mio rosmarino e tutti questi aromi che ci sono. L'unica cosa che tolgo è il pezzettino della cannella, perché io non lo gradisco, mentre i chiodi di garofano li lascio. Quindi tutto questo viene di nuovo messo dentro alla mia carne. Poi per fare il sughino, quando il mio brasato sarà cotto, verrà frullato. Lascio i 3 chiodi di garofano, che anche se non succede niente. L'unica cosa che vi dico, non avevo messo i pepi in grano intero, perché mi era poi capitato che li avevo messi in bocca ed era stato un po' spiacevole avere il... Adesso alzo un attimo per fargli prendere un po' di bollore. Se per caso vedete che la vostra marinatura è poca, cosa fate? Non fate nient'altro, forse il pepe ce l'avevo qua, non fate nient'altro che aggiungere o ancora del vino che avevate messo. Ho sbagliato, ti mettevo i chiodi di garofano. Adesso metto ancora un po' di pepe. Dato che sicuramente sarà dolce, metterò mezzo dado dentro alla carne e metterò 2 grani di sale, faccio un po' per insaporirla. Poi logicamente questi qua adesso non ho più il sale nero di Cipro, adesso c'ho il sale rosa dell'Himalaya. E metto 2 grani così. Adesso cosa mi resta di fare? Niente, mi resta di coprirlo, guardare l'ora, sono le 6. Questa carne, adesso poi vabbè, ogni tanto andrò a assaggiare se ci vuole ancora un po' di sale, andrà a cuocere fino a stasera alle 10, perché 4 ore ci vogliono tutte, da quando poi comincia anche di nuovo a bollire, e quindi ci vorrà ancora adesso sicuramente un 20 minuti. Comunque dalle 3 ore alle 3 ore e mezza, 4, ci vorranno tutti di cottura. Poi una volta quando è finita la cottura, lascio raffreddare
tolgo la carne e la vado a posizionare anche un paio d'ore in frigo, così raffreddata si taglia meglio. Nel frattempo tutto quello che c'è, le varie verdure, vengono frullate per creare, con il sugo del vino e le verdure, creare il mio, si chiama puccino, il mio puccino. Con questa carne cosa potete fare? Allora, la potete affettare e mangiarla come contorno, accompagnata anche con un ottimo purè. La potete affettare, se avete voglia, come farò io domani, fare una polenta, accompagnarla con la polenta. Altrimenti cosa serve questo brasato? Serve anche per tritarlo tutto con la mezzaluna, quindi non frullarlo, e fare il ripieno dei ravioli. In aggiunta ci andrà formaggio di grana, uovo e pane grattugiato. E andrete ad assaggiare che il ripieno deve essere morbido, ma non troppo asciutto. A volte mia mamma lo bagnava anche con un filino di brodo di dado per renderlo morbido. Logicamente poi ci vuole la tecnica della pasta, quindi impastare la farina e acqua e uovo e logicamente fare delle sfoglie sottili dove vengono posizionate su degli stampi apposta da fare i ravioli. O altrimenti è ancora più semplice, i ravioli li comprate già fatti, con questa carne potete fare un bellissimo sugo perché verrà frullata o tritata con la mezzaluna e ci andrete a condire i vostri ravioli acquistati. Vi dico che comprate in una buona gastronomia ravioli, con questo sugo sembreranno sicuramente come i ravioli fatti in casa dalla mamma. Niente, cosa mi resta di dire? Che chiudo la pentola, chiudo il coperchio e ci vediamo domani quando il brasato è pronto? Allora domani, così ve lo affetto e vi faccio vedere il risultato del sugo e delle fettine di brasato. Un saluto a tutti e ci vediamo domani, perché questa ricetta ha impiegato me e Matteo 3 giorni, ieri per marinare la carne, oggi per farvi vedere che la mettevamo in cottura e domani per farvi vedere che la mangiamo. Ciao a tutti! Buonasera a tutti amici di Paviolo TV e soprattutto amici del canale In Cucina con Matteo. Terza puntata del nostro stracotto. Vi devo dare una brutta notizia. Perché non tutte le ciambelle vengono col buco. Allora, il brasato stamattina, dopo tutte le ore di cottura di ieri sera, una sorpresa terribile. Allora, lo taglio, era, posso dire, stopposo. Allora, non c'era il cappello del prete, quel famoso pezzo che vi avevo detto che è fondamentale per fare il brasato, lo stracotto. Il macellaio, che era una macellaia, e non avrà fatto una gran scuola di macelleria, perché se ci fossi qui mio figlio Andrea, che è un maestro della carne, avrebbe detto, ma mamma, ma cosa ti ha dato? Insomma, oggi ho provato a tagliarlo stamattina, era stupposo. Allora cosa ho dovuto fare? Ho dovuto rimediare, perché stasera ho gli amici a cena, gli amici delle carte, cosa ho fatto? Ho preso l'asse di legno, la mezzaluna, ho preso le parti migliori, cosa ho fatto? Le ho tutte tritate e ci ho fatto un sugo. Tu dirai, e il sugo cosa fai? Allora, sono andata dove? Alla ravioleria San Giorgio, che sono dei ragazzi che hanno avuto l'asilo, pensa te, che adesso hanno messo su questa attività di ravioleria, fanno ravioli, malfatti, gnocchi e tanti anche piatti pronti. Effettivamente, volevo fare la furba e andare a prendere 2 fette di brasato pronto e farti vedere quello lì. Ma poi ho detto, ma perché non posso far vedere che anche in cucina a volte può succedere un disguido? E questo è il nostro disguido. Sono andata a comprare, guarda Teo, dei ravioli di carne squisitissimi che io andrò a cucinare col mio sugo di brasato. Quindi la tecnica della procedura per fare il brasato è perfetta. Purtroppo la carne mi ha fregato e stasera non ho potuto fare la polenta col brasato. Ho dovuto trasformarlo in un sugo eccellente, perché poi il gusto era buono, era la carne che non si poteva proprio mangiare affettata. Ho fatto un cambio di menù, c'è chi cambia stile e io ho cambiato menù. Stasera ravioli al brasato. Ringrazio la ravioleria San Giorgio. A proposito, sai Teo, che non c'è solo Varze, hanno aperto un negozio anche a Voghera. E questi ragazzi qui si meritano tutta la mia pubblicità. Bravi ragazzi, complimenti, siete i numeri uno. Cosa vi devo dire? Adesso metterò sulla pentola dell'acqua, farò
cuocere i miei ravioli e buon appetito con un piatto di ravioli della tradizione varsese, perché vengono prodotti dai ragazzi di Varzi. Buon appetito a tutti, buon appetito a noi. Se vi è piaciuta la ricetta, mettete un like su Pavia 1 TV e su In Cucina con Anna e Teo. La prossima ricetta sarà un dolce strepitoso. Ciao a tutti!